Allora, Marcello, qui sembra che la colpa è sempre della difesa e non degli attaccanti. Si parla di occasioni perse anche lì davanti da parte vostra. Ecco, diciamo, questo Avellino che non riesce a decollare. Il problema qual è secondo te? Cioè, che cosa c'è che non funziona? Ma sicuramente è un problema di squadra, non è un problema di singoli là davanti, là dietro. Dobbiamo essere più uniti e compatti come squadra e sicuramente cercare di fare un gol più dell'avversario a questo punto. Eh sì, perché fai 3 gol in casa, comunque ne prendi 3, sei un po' amareggiato. Senti, stasera ci hai provato in tutti i modi, però la porta era stregata per te praticamente. Un paio di gol sei stato proprio sfortunatissimo. Ma diciamo un po' di sì, però alla fine ci sono anche gli avversari, devi dare merito anche a loro. Però lavoreremo per cercare di fare gol per la prossima e cercare di fare risultato. Senti, tu sei di Caserta, perciò questa parola la cadrà in Bellino. Su quel colpo di testa forse non ci voleva un po' più di tazzino? Ma forse sì, perché ero convinto che l'avevo impattata bene, forse non ci ho messo la cattiveria giusta, alla fine il difensore mi ha dato un po' fastidio e l'ho svirgolata. Marcello, perché sembra che la tua intesa con Cavano non riesca a decollare? Qual è il problema? In campo, quando di campo, non dello spogliatoio. Ma è difficile un po' da dire, però credo che cerchiamo di lavorare assieme tutta la settimana, forse anche un po' di casualità, però alla fine cerchiamo sempre di stare vicini e di aiutarci uno con l'altro. Questo devo chiederti, Marcello, probabilmente tu avrai avuto nella tua carriera un periodo in cui non segnavi, un periodo magari negativo, però chiunque, qualsiasi attaccante ce l'ha. Oggi ci lascia davanti, che cosa diresti per fare in modo, che cosa gli consiglieresti? Anche se magari più esperti di te, ma non lo so, Ciccio credo che abbia un'esperienza maggiore rispetto a tutti noi qui nello spogliatoio. Certo non è mai facile per un attaccante quando non segni per un bel po' di partite, ma sicuramente lui sa che deve stare sereno e a un certo punto gli girerà bene. Su 24 punti, 6 punti sono davvero pochi. Aspettavi una Avellino così in basso all'inizio del campionato? Ma credo che sicuramente nessuno se l'aspettava, però purtroppo questa è la realtà e dobbiamo stare a testa bassa e lavorare.